Allora, eccoci qua e buongiorno a tutti. Pietro Bisanti on foot, colline oltre Pappavese, in allenamento temporale, pettorali, cuffie DJ e mosche che scassano i coglioni. Allora, signori, tanto vi ricordo che ci siamo quasi. È in fase di ultima revisione il mio meraviglioso libro La potenza del corpo umano. Al gorilla non serve una laurea per vivere in salute, primo manuale di igienismo sul campo. Allora, prima di mettermi a scrivere un libro, è normale che tutti scrivano un libro anzitutto per se stessi, per una ragione di soddisfazione personale, una ragione di natura economica. È normale, no? È inutile che siamo degli ipocriti di merda. Scrivo un libro perché voglio cambiare l'umanità. Quelle sono tutte le motivazioni strappalacrime. Però c'è da dire una cosa, che quando faccio qualcosa, quando scrivo un libro, io devo credere fermamente, al di là dei vantaggi economici e morali che posso avere, credo fermamente in quello che sto scrivendo, in quello che sto facendo. Quindi troverete condensate 15 anni di esperienze nel bene o nel male, perché io sono il fautore di un motto, cioè di un modo anche di pensiero, e cioè che ognuno si deve smazzare i cazzi propri. Nel momento in cui la vita vi va male, dovete prenderla in mano. E questo libro, dal mio punto di vista, vi darà, dal punto di vista alimentare e non solo, degli spunti pazzeschi, ma veramente pazzeschi per prendere la strada giusta e per portare avanti delle decisioni consapevoli. In prevendita a libri@pietrobisanti.it. Allora, signori, da oggi ricomincio anche a, e mi scuso con i miei abbonati se li ho un po' trascurati, a portare avanti dei contenuti per i miei abbonati. Se volete sostenermi potete farlo o attraverso una donazione alle coordinate che trovate nel sito www.pietrobisanti.it/donazioni, oppure abbonandovi al mio canale YouTube. Allora, potete abbonarvi o al mio canale YouTube e avrete i contenuti riservati agli abbonati, oppure vi potete attraverso un WhatsApp al 340-788-1174 oppure a info@pietrobisanti.it scrivermi, e attraverso un versamento una tantum avrete l'accesso illimitato al omologo canale Telegram, dove trovate gli stessi contenuti riservati agli abbonati su YouTube. Se volete bypassare YouTube, nelle note di questo video trovate l'accesso al mio canale Telegram ufficiale, che non è quello riservato ma quello libero, e alla relativa chat. Iscrivetevi perché è tanta roba, e soprattutto perché nel canale Telegram pubblico troverete dei contenuti che non andrei a mettere su YouTube perché verrebbero assolutamente censurati. Allora, se avete bisogno di una consulenza legale, mi occupo appunto di consulenza legale a 360 gradi, opero in tutti gli ambiti ove la legge non riservi tale materia all'assistenza di un difensore iscritto all'albo. Se volete una consulenza legale, un parere su come muovervi nella vostra vita quotidiana, potete contattarmi alle coordinate che trovate nel sito www.pietrobisanti.it. Ho detto tutto? Sì. Sono un po' raffreddato perché ho dormito col culo scoperto e con la finestra aperta, e devo cominciare a capire che invece qua comincia a fare freschetto la sera. Molto bene, ho detto tutto ed ora a bomba! Allora, sappiamo tutti che gli shorts su YouTube sono una droga. Una droga da cui bisogna stare a largo, oppure da usare in maniera molto responsabile, perché l'attenzione di una persona nei confronti di un determinato argomento, in questo caso un video, ormai è intorno ai 10 secondi, 20 secondi. Vi accorgete che la maggior parte della gente, dopo 20 secondi, la testa comincia ad andargli e non sono più capaci di prestare la dovuta attenzione. Ma non voglio soffermarmi solo su questo aspetto, che è anche ovvio, banale,
scontato per tutti. Voglio così puntualizzare invece il fatto che negli shorts di YouTube, ma in generale nei video, ormai rappresenta veramente, è uno spaccato della merdaggine a cui l'umanità è arrivata. Allora, ribadiamo che ci sono tante motivazioni per cui la gente si alza al mattino e, come me, prende il telefono e comincia a farsi un video. E poi cerchiamo di capire quali sono i limiti di decenza che, dal mio punto di vista, non dovrebbero mai essere superati. Cominciamo a capire le motivazioni. Le motivazioni possono essere di vario tipo. La prima può essere di natura economica. Faccio video perché ho un riscontro economico. E questa è una cosa che muove il 99,9% di chiunque faccia video. Anche se dicono sotto sotto, vi diranno: lo sto facendo perché vi voglio bene, perché voglio salvare l'umanità, per farvi uscire dalla Matrix. Non frega un cazzo a nessuno. Se fossero miliardari, probabilmente non farebbero video su YouTube. Un'altra motivazione è l'imperante solitudine del genere umano. Il genere umano è solo, solissimo. Non è mai stato così interconnesso, ma così solo. No? Io, quando mi accorgo di avere il privilegio di dire: oggi vado a dormire a casa di un mio fratello, domani ne vado a visitare un altro, domani vado da mia madre, oggi chiamo questo, oggi chiamo l'altro, oggi vado a trovare questo, oggi questo vado a trovare questa, mi accorgo di essere un privilegiato, un po' perché le mie amicizie, i miei affetti me li sono costruiti, ma non tutti hanno il privilegio di poter veramente così interfacciarsi nella realtà con tante persone. Molto spesso è colpa nostra, perché non ci... Madonna, quante mosche! Perché non ci... non facciamo nulla per avvicinare la gente, a volte magari è anche un po' le condizioni personali nostre che non ce lo permettono. Quindi un'altra motivazione è la imperante solitudine. Dopodiché c'è anche un po' di ego, no? Cioè, alla fine mi accorgo che, se non sto attento, io stesso cado nel giochino delle visualizzazioni, no? Perché è normale, alla fine, misurare la propria soddisfazione anche dalla quantità di gente che ti segue, senza mai capire però che quello che conta veramente non è la quantità, ma è la qualità. Ed è una delle cose, per esempio, che contraddistingue il mio canale. Una crescita molto lenta, siamo passati... abbiamo preso 100 e passa 120, 130 iscritti negli ultimi mesi, ma parliamo di un canale senza, quasi senza shorts, ad eccezione di un paio, e di un, comunque, di contenuti veramente, veramente elitari. Riflessioni che difficilmente troverete in altri canali, se non togliamo il difficilmente, che non troverete in altri canali. Detto questo, il concetto è che quando uno comincia un video e dice: ciao a tutti, buongiorno ragazzi, in realtà uno si deve chiedere: ma con chi cazzo stai parlando? Con chi cazzo stai parlando, capito? Con chi parli? Ed è un po' quello che accade a tantissima gente, che non si rende conto di parlare a platee di persone, molto spesso completamente disinteressate, che al primo cambio di rotta o problema, come hanno cliccato su iscriviti, cliccheranno su disiscriviti. Ed è quello che accade alla Valentina Fusco, ed è quello che accade, è accaduto a Marcello Scunzani, Marcello Volantinello, è quello che accade un po' a tutti, no? Cioè, è quello un po' che accade a Pietro Bisanti, nel senso che, con la differenza che Pietro Bisanti ormai il giochino l'ha capito,
e ha capito che deve fare affidamento su se stesso e su pochi altri, e capire che poi il resto è tutto un grande calderone di sconosciuti. E allora, quando avete capito che chiunque fa video su YouTube lo fa principalmente per se stesso, il compito di chi riceve i video è semplicemente di andare a prendere il meglio che può dalle persone che segue, sapendo che non esistono superuomini, non esistono santoni, non esistono guru, non esistono persone che amano tutti, ma esistono persone oneste o disoneste. Le persone oneste sono quelle che vi parlano chiaro, vi dicono quello che pensano, non vi intortano con ipotetici trattamenti vibrazionali che alzeranno Lazzaro, alzati e cammina, ma semplicemente vi parleranno chiaro e vi diranno: figlio mio, se il tuo corpo e la tua salute sono una merda, ti devi svegliare. L'altro giorno mi chiama uno e mi dice: ho male all'anca. E io dico: scusami, al di là che non posso farti diagnosi mediche, come vivi? Sì, mangio benino. E cosa vuol dire benino per te? Poi alla fine scopro che fumo. Sì, fumo, ma fumo poco. E allora gli ho detto: possiamo interrompere questa telefonata di merda che non fa onore né a te né a me? Quindi, l'importante è distinguere tra persone che vi parlano chiaro, che vi dicono bene quello che pensano, e persone che invece sono lì a pigliarvi per il culo, a dirvi: siamo tutti con te, no? Guerriera, per poi dimenticarti quando la guerriera magari finisce in tribunale, no? Cioè, bisogna essere attenti e a capire. E allora quindi attenzione ai falsi sorrisi, ai tesori. A volte in passato ci sono cascato anch'io, non ho mica nessun problema ad ammetterlo. Ma io sono qui per evolvermi e per non rifare gli stessi errori, per imparare dai miei errori pregressi. Detto questo, sembrano cose banali e scontate, ma non lo sono. Infatti vi accorgete che moltissime persone, fino a quando camminate nella linea di pensiero che li trova concordi, vi lodano. Nel momento in cui voi fate degli esploit che non piacciono alla gente, la gente dimentica 30 anni di video, dimentica, scusate, dai, 10 anni di video. Mi ricordo che quando ho avuto la discussione lì col tricheco spiaggiato alle Canarie, mi ricordo un commento di un mio ex follower che diceva: ecco, vedi, sei sceso al livello di questo qui, perché avevo cominciato questo dissing mostruoso, e mi dice: ecco, hai rovinato 10-15 anni di coerenza, come se mi avesse trovato a violentare una donna in mezzo alla strada. Stessa modalità di attacco di parole. E io dentro di me ho pensato: vedi sto babbalocchio? Questo è un babbalocchio per cui non potrà mai avere un confronto con un altro essere umano, perché lui idealizza, e nel momento in cui quell'essere umano non ragiona più, cioè non fa quello che tu ti aspetti che lui faccia, o quello che tu ti aspetteresti che lui facesse, ecco che immediatamente dici: rovini. Ma cosa rovini? Pezzo di merda. 15 anni di video, uno più introspettivo dell'altro, se secondo te non hanno più valore perché in quel momento mi sono messo a fare dissing con un tricheco spiaggiato, perché volevo farlo in quel momento, vuol dire che tu non hai capito niente e non riuscirai mai ad avere un confronto. E lo stesso discorso lo faccio con persone che invece mi hanno dimostrato molta più così amicizia, e che poi sono amicizia vera, che poi sono scomparse nel momento in cui è iniziato il dissing. Perché? Perché anche loro hanno idealizzato una persona e pensavano che i miei comportamenti dovessero sempre rimanere
secondo le loro aspettative, di cui personalmente a me non me ne frega un cazzo. Fatto sta che, se vogliamo parlare di meri numeri, il mio canale, dopo una botta iniziale di discesa importante, adesso sta ricominciando a risalire. E la cosa più bella è che io sono sempre rimasto me stesso, almeno se non sono sempre sbattuto i coglioni, sia quando ho deciso di smettere di essere vegano e l'ho ammesso, sia nel dissing che c'è stato col Tricheco e con altri. Quindi alla fine, bene o male, il discorso è sempre lo stesso. E cioè, se si è se stessi, il lavoro ripaga prima o poi. Al di là di questo, detto questo, oggi voglio parlarvi in maniera profonda della enorme quantità di shorts e di video che ci sono in cui la gente racconta i cazzi propri nella maniera più plateale possibile. È un invito a riguadagnare un pochettino di riservatezza. Allora, ormai al giorno d'oggi il mondo di YouTube è pieno zeppo non solo di video che potremmo andare a definire normali, ma di video in cui veramente la gente supera livelli mai visti. Gente che si filma le operazioni a cuore aperto, gente che si filma l'ultima giornata fino agli ultimi 2 minuti prima di sopprimere il proprio cane con annessa faccinatrista finale di una pezza di merda americana di merda che lì ha fatto. Ho visto uno shorts in cui dice mancano 1 minuto al mio cane, poi manda i bacini che lo stava per sopprimere. Pezzi di merda, non sapete neanche cosa sia l'amore. Gente che manda in mondovisione funerali, gente che manda in mondovisione lui che trova la moglie a ciulare con un altro, gente che manda in mondovisione appena è andata a sbattere e si è smaciullata un piede in moto da un'altra parte, gente che manda in mondovisione lui che aiuta il barbone a farsi la barba un giorno, gente che manda in mondovisione lui che che paga la spesa a una e gli dice che cosa, qual è il tuo messaggio per il mondo? Ah, l'amore! A cagare, pezza di merda! E poi il merdone ti paga 50 euro di spese e ne guadagna 1000 in visualizzazioni. Cioè, siamo arrivati ormai, no? Gente che fa la cronistoria del proprio cancro. Oggi sto bene, oggi sto male. Grazie amici che mi sostenete. Ma che cazzo vi sostenete che mentre stai facendo il video per il cancro, quello si sta tagliando le unghie o si sta facendo la pedicure e sta passando 20 minuti guardando le tue disgrazie. E poi sotto i soliti commenti. Dai, che ce la fai, siamo tutti con te. Siamo di qua, naturalmente, però la gente aspetta le notizie tragiche, no? Perché sono solo le notizie tragiche che fanno audience. Sei migliorato? Cazzo, no? Però io mi aspettavo che tu stessi lì per morire. Buongiorno amici, oggi sto andando a fare la 82esima chemioterapia. Ma che cazzo te ne fotte? A te di dirlo agli altri e agli altri di ascoltarlo, quando le uniche persone che possono capire la tua sofferenza sono le persone che ti hanno conosciuto da sempre. Allora, se io domani mattina dovessi avere un incidente stradale e spaccarmi tutte le ossa, probabilmente l'unica cosa che farei è un video dicendo «Signori miei, mi sono spiaccicato tutte le ossa, arrivederci e grazie, ci rivediamo in tempi migliori». Questo è quello che farei e che sarebbe giusto fare, anzi giusto, che si potrebbe anche evitare, ma che uno potrebbe decidere di fare essendo un... tra 12.000 virgolette un personaggio pubblico, e quindi dando semplicemente una giustificazione, se la vuole dare naturalmente, al fatto di non apparire. Ma se io dovessi fare la cronistoria dall'ospedale e cominciare a dire no, allora oggi mi metteranno
un chiodo nella gamba, domani mi mettono un altro chiodo, nel frattempo è passata un'infermiera stragnocca e volevo toccarle il culo. Cioè, se io faccio questa cronistoria così, significa raccontare i cazzi miei più profondi in una maniera che non va bene. Allora, è normale che non possiamo fermare il dilagante uso della tecnologia, ma bisogna recuperare un minimo, e anche più di un minimo, di dignità personale. Quando la mia meravigliosa Gorica è morta e sono stato un mese senza fare video, ho fatto un video dicendo: ricomincio a fare video, mi è successo quello, 20 secondi di annuncio. Non vi ho fatto vedere quando mi è morta davanti, non vi ho fatto vedere quando mi sono messo a mezzanotte meno 20 del 19 giugno del 2021 a seppellirla nel giardino di casa mia. Quelle sono cose mie personali, che posso condividere con mia madre, con i miei fratelli, con mia sorella, con persone con cui sono in una enorme confidenza, non certo con un pubblico magari fatto di gente anzitutto che non conosco. E allora ormai il minimo comune denominatore è questo, e il minimo comune denominatore di tutto è semplicemente uno: la tristezza totale in cui è sprofondato il genere umano e in cui sta sprofondando il genere umano. Per cui guardate il paradosso incredibile: 9,9 periodico su 10 alle persone che fanno video, o alle persone che invece sono in una posizione di importanza, no? Tra virgolette, un attore, un cantante, no? Pensate che a loro, di voi, di tutte queste persone, di voi non gliene frega un cazzo di niente, ok? Mentre voi siete lì ad osannare, della cosa pazzesca è che loro, pur non fottendosene un cazzo di voi, hanno assolutamente bisogno di voi, perché immaginatevi un concerto in uno stadio vuoto, oppure i Maneskin che arrivano a New York e non c'è nessuno a dirgli: oh, Damiano, Victoria! Capite? Voi mi avete mai visto andare lì a dire: oh, Damiano! Mi piace l'ultima canzone dei Maneskin, Honey, Are You Coming? Sì, mi piace anche molto, direi, una bellissima canzone. Ma fondamentalmente, se mai dovessi andare a un loro concerto, se mai, semplicemente pago un servizio. Io pago e loro mi intrattengono. Io non ho nessuna ammirazione nei confronti di una persona che non conosco e che non conosco nel profondo. Posso cominciare ad ammirare una persona se comincio a conoscerla nel profondo. E dato che il minimo comune denominatore dei video è sia la solitudine, ma anche una enorme e diffusissima mancanza di autostima negli esseri umani, ecco che alla fine i video non si sono più trasformati in quello che dovrebbe essere la loro funzione primaria, cioè una funzione di intrattenimento o una funzione di acculturamento, una funzione di passaggio. Io quando ho avuto il mio herpes zoster, Google mi ha salvato la vita, perché attraverso Google ho potuto condividere la mia esperienza, leggere cose che non avrei letto in nessun libro di medicina e quindi fare poi i miei tentativi. Questo è il bello della tecnologia. Il problema è che l'uomo, essendo trash fino al midollo, permette questo. Allora il messaggio che vi voglio dare è semplicemente questo: ascoltate chi cazzo volete, state alla larga dagli shorts, che sono solamente un modo per imbruttire e alienare gli esseri umani. Quando guardate un video, non idealizzate nessuno, nemmeno me. Ascoltate quello che vi viene detto, prendete quello che vi viene detto, filtrate quello che vi viene detto, cercate di capire che non esiste nessuno migliore di voi. Ci sono delle persone che magari in certe discipline si sono impegnate e sono riuscite ad assurgere a dei risultati, magari un po' con una spintarella, un po' con il paraculo, pur avendo Damiano dei Maneskin una gran voce,
è pieno il mondo di gente con la voce bella o ancora più bella. Poi alla fine ci vuole, oltre che un po' di talento, anche un po' di gran culo, e non solo il gran culo, anche un po' di spintarelle per arrivare nel posto giusto al momento giusto. Quindi cercate di ricordare che ognuno di noi ha delle peculiarità personali, che non esistono esseri umani migliori di altri, esistono esseri umani che prendono la loro vita e si impegnano per migliorare la loro vita. Questa è la differenza, questo deve essere di sprono per voi, cancellando l'invidia e capendo che se utilizzate la tecnologia nella maniera giusta sarà un grande, grande arricchimento. Se la utilizzate in maniera sbagliata, passerete la vostra vita ad adorare chi non conta un cazzo, a struggervi perché non siete uguali a chi non conta un cazzo, e in un continua loop di senso di solitudine, senso di inferiorità, che vi farà perdere non solo gli anni migliori, ma tutta la vostra vita. Occhi aperti, perché il mondo è un postaccio. Avanti così.